Buongiorno e buona domenica amici di Super J, domenica 4 giugno, siamo ormai praticamente diciamo, dentro l'estate, a un passo dall'estate, anche se il tempo continua qualche volta a fare qualche sorpresa. Questa settimana, insomma, un po' di pioggerellina, un po' di giornate indecise, tutto sommato freddo non fa, questo non si può dire. Una settimana densa di eventi, di cose da raccontare, alcune insomma simpatiche, alcune ahimè molto tristi, ma non ci soffermeremo su quelle. L'unica su cui mi soffermo di quelle tristi è quella sportiva della Roma, che ha perso ahimè una bella coppa, diciamo, europea, che poteva, che era quasi a un passo dal poter vincere. Un'ingiustizia, quella di un rigore, non lo so, lo chiediamo al nostro Stellina, che è sempre un esperto, sempre attento buongiorno, ai dettagli. Buongiorno. Sì, settimana diciamo un po' così, andiamo incontro all'estate, ancora non la assaporiamo perché tutto, di persone diciamo, al mare ne ho viste poche per il momento, niente, settimana calcistica un po' così perché la Roma è rimasta un po' scottata dall'arbitraggio contestato, c'era, non c'era, c'era il rigore, insomma. Non lo so, fino a quando il braccio non è aperto, diciamo, in maniera importante, il rigore non c'è, però, sai, nella fattispecie l'arbitro sinceramente non è piaciuto neanche a me perché non è stato molto, diciamo, secondo me due pesi e due misure per il Siviglia. Non è stato lineare, insomma. Non è stato lineare, poi una frega di casini in mezzo al campo, 166 minuti di recupero. Infatti una partita... è stata la partita più lunga Roma in assoluto di tutte le partite giocate finali, quindi vi fa capire che 24 mi sembra minuti di recupero totali o di più, sì, una cosa del genere. Sì, sì. Comunque qualcosa non mi è piaciuto, tant'è vero, però gesto condannabile che i tifosi della Roma hanno aggredito appunto il direttore di gara in aeroporto, però questa è altra storia, non ci compete, ma soprattutto non si fa. Un in bocca al lupo oggi lo facciamo al Giulianova, che ha i playoff di ritorno di eccellenza, purtroppo ha perso 3-0 all'andata, sarà dura risalire la china al Fadini deserto, perché oggi purtroppo si giocherà a porte chiuse. Anche lì facciamo i complimenti al Teramo Stazione, che è salito in prima categoria. Bravi ragazzi, ci hanno fatti, ragazzi, hanno vinto i playoff. Niente, mi scordo qualcosa. No, facciamo in bocca al lupo a questo punto anche agli amici della Fiorentina, sì, che settimana faranno la finale di Conference League. Oggi, se vi volete fare due risate e dei giochi popolari, potete salire a Bellaglia. Bellaglia, ah, gioco popolare, raduno delle Vespe, che tra un po' partirà intorno alle 10, 9 e mezza 10, raduno Vespe, poi sarà il pranzo e poi sarà un certo scellino. Esatto, quindi tante vespe, ma anche un testaferro che è il nostro Stellina. Allora, attenzione. Adesso partiamo invece con le notizie. Notizie curiose, notizie dal mondo, ma cominciamo dall'Italia. Se vi ricordate, la scorsa settimana c'era stata la notizia di un bancomat che erogava banconote da 50 euro anziché da 20, e viceversa. Quindi qualcuno aveva preso più del dovuto, qualcuno aveva preso meno del dovuto. Questa volta a Livorno è successo qualcosa di ancora più curioso, quantomeno per chi prelevava il denaro, perché una donna va a prelevare del denaro, preleva 120 euro da un bancomat di Livorno, ma escono soldi simili al Monopoli. Erano di fatto praticamente banconote test, e la donna è stata immediatamente rimborsata dai dipendenti della banca, ma capirete la sorpresa dopo aver digitato il PIN, scelto diciamo l'ammontare di denaro da prelevare, escono soldi del Monopoli. Rimanere insomma basiti è il minimo. Di fatto si trattava appunto di banconote test. A te è mai capitato una cosa del genere, di queste banconote test? No, fortunatamente no, se no avrei distrutto l'apparecchio. Ne sapevi qualcosa? No. Ma sapevi che qualche volta vengono utilizzate banconote test per testare? Ma so che in caso di rapine vengono erogate, oppure tentati furto, tentate banconote macchiate, io sapevo, no? Ad ogni modo la donna ha restituito questi soldi, diciamo, finti, si è fatta dare quelli veri. Io invece
avrei acquistato Parco della Vittoria con 120 euro di nuovo, Vicolo Stretto, un po' di intelligenza. Sicuramente ti saresti prestato al gioco, da burlone che sei. Entravo, dico, scusi, voglio compro, mi serve un mutuo, qua c'è la gamba, Parco della Vittoria. Mi sembra Parco della Vittoria, era quello più... Uno dei più costosi, era Parco della Vittoria. Quello viola. Quello viola. Vicolo Stretto era uno dei meno costosi, quello, insomma, Fucsia, se non ricordo male. Capito, adesso indaghiamo anche questi aspetti, c'è Gianluca in regia che è sempre attento a questi dettagli, magari da qualche istante ci darà qualche informazione al riguardo. Ma a proposito di questa cosa, queste notizie del Bancomat escono spesso. A te con un Bancomat è mai capitato qualcosa di strano, di curioso, che non erogasse il denaro, che ne erogasse troppo? Una volta si è preso il Bancomat. Ah, ok, si è presa la carta. Sì, poi ma perché hai sbagliato il PIN o per qualche ragione, diciamo? No, proprio riprendeva quello dietro a me, detto, non ce la mettere perché se la prende, questo sai. No, a me serve soldi, tac. Finito, ciao. Andato. Serata andata, ciao. Fidatevi di Stellina, ragazzi, io non lo so. Detto, non ce la metto, lo banco. Ma ci stanno quelli che dicono, ma io ne so di più di te. Che ne lo so. Come fai? È stato. Comunque, attenzione, adesso apriamo una parentesi con più di una notizia legata al tema matrimonio, rapporto di coppia. Tante volte sapete che notizie curiose nascono da questo tipo di tematiche. Ahimè, qualche volta da questo tipo di dinamiche escono fuori anche brutte storie, tragedie, una ce la siamo lasciate alle spalle questa settimana, ma qualche volta anche notizie curiose. C'è chi, ad esempio, che cosa fa? Scopre che la propria moglie lo tradisce e regala le foto agli invitati. Questa cosa è successa qualche giorno addietro. L'uomo ha scoperto la relazione tra la futura moglie e il testimone di nozze e si è vendicato distribuendo praticamente le foto il giorno del matrimonio a tutti gli invitati. Una bella idea! Fatto una cosa, Quindi lui ha scoperto la relazione segreta di questi della sposa con il testimone. Ma si è sposato lo stesso? Allora, praticamente, la vittima è niente di meno lo sposo, praticamente, che ha praticamente dato queste foto agli invitati. Adesso capiamo bene perché lui ha scoperto la relazione segreta tra la futura moglie e il testimone di nozze. La rivelazione è avvenuta su un podcast che insomma è un podcast inglese, ma di fatto la famiglia dello sposo il ricevimento, si è fatto un ricevimento, esatto. Che cosa ha fatto? Ha scoperto questa relazione, ha fatto finta di niente e il giorno del ricevimento, prima ancora di formalizzare il matrimonio, quindi ha dato le foto a tutti gli invitati. La cosa curiosa, brutta se vogliamo, è che la famiglia dello sposo sapeva già della relazione tra la sposa e il testimone, ma aveva taciuto per paura di scatenare un putiferio. Hanno detto magari è stata un'avventura, magari è stato un errore, però è andata a finire così, una vendetta che di solito va servita fredda, ma in questo caso è stata servita caldissima. Altissima. Che dire ragazzi, però una bella festa in tutti i modi, è una cosa brutta, non si fa una cosa, pensate il povero sposo lì che scopre. Comunque questa cosa del testimone, ahimè, è un cliché se vogliamo, che qualche volta insomma con l'idraulico in maniera leggendaria si il postino, insomma queste figure diciamo mitologiche degli anni 80 che però il testimone di nozze che però insomma, a volte rispecchiano la realtà in questo caso ma poi questo è stato un festacchione. Beh, sicuramente è stata una bella festa. Beh, sicuramente è stata una bella festa, ma non bella come una festa che si è tenuta all'Aquila, perché noi poi in Abruzzo le cose le facciamo meglio, tu lo sai, insomma, che noi siamo, Abruzzo, siamo noi saputi facciamo... per questa cosa. Che succede? Che all'Aquila arrivano le partecipazioni di nozze a tutti gli invitati, siamo a Prato alla Peligna, nella fattispecie, paese di Franz di Cioccio, PFM. Anche di Massimiliano Palombizio, che salutiamo. Ciao, tutta la famiglia Palombizio. Andi infortunisci a Palombrizio, ci facciamo pubblicità. Tu dici così, va bene. Secondo me Stellina qualche volta prende qualche cosa, ma 5-10 euro. Sono amici, giocato a Mondone. Comunque, dicevamo, arrivano le partecipazioni di nozze, uno si aspetta
sarà una partecipazione per un matrimonio. Dopodiché, aprendo la busta, qualcuno legge il nome di Francesco Palombino e dice: ma Francesco non si era già sposato? E vanno a vedere bene, in realtà non era una festa per il matrimonio, ma era una festa per il divorzio. Cioè, questo ragazzo ha avuto questa idea di invitare 150 persone per ringraziare le persone che gli sono state vicine nei mesi che hanno preceduto, insomma, il divorzio, e che quindi lo hanno supportato in questo percorso difficile. Una bella idea, ovviamente, quantomeno romantica nel lato, diciamo, dell'amicizia più che di quello dell'amore, perché qua un amore, ahimè, è finito. Ma di fatto qualcuno è rimasto ovviamente, diciamo, stupito. Francesco sostiene che non sia una goliardata, ma è che è proprio un modo per ringraziare le persone che gli sono state vicine in questi mesi. Difficile, ovviamente, perché tu sai che lasciarsi e chiudere una relazione è sempre difficile, soprattutto quando si tratta proprio di un divorzio, che può essere burrascoso anche per ragioni logistiche e tecniche. Dopo 10 anni di nozze, ovviamente una festa prevede gli stessi problemi di un matrimonio, ovvero organizzare i tavoli, scegliere che cosa si mangia, organizzare tutta la faccenda, soprattutto che cosa si beve, perché insomma stavo leggendo, e soprattutto uno che si mette il giorno del divorzio. Stavo leggendo che di là che dice: volevo invitare anche la mia ex moglie, poi però ci ho ripensato, mi sembrava esatto, insomma, questo poteva essere un po' antipatico. Ok. Comunque c'era anche un bimbo in questa storia, che è il figlio di 7 anni della coppia, che ovviamente, insomma, è stata la cosa più dolorosa da gestire, ma che poi ha preso parte a questa festa. Ok, quindi tu che cosa ne pensi di questa idea della prenderà festa parte di... perché la festa si fa l'8 giugno. Bravo. 8 giugno, sarei curioso di partecipare a una festa del genere, se vi serve un showman, diciamo, un strimbellatore qua al mio fianco. Effettivamente, possiamo, se vuoi, Francesco Palombino, se ci sei, chiamaci, che noi veniamo a fare un salto, facciamo un po' di musica, un Dillo a Stellina versione divorzio, vediamo che cosa esce fuori, ci facciamo due risate. Caffellato. Tanto mi hanno detto che c'è una cosa che in particolare a noi interessa, c'è l'open bar. Che è una cosa, sembra barra aperto, che non è male. E adesso invece rimaniamo un tema matrimonio, perché Parco della Vittoria, vedi Parco della Vittoria, solo terreno 5.000, terreno con casa 20.000, con due case 60.000, con tre case 140, con quattro case 170, con albergo 200.000. Poi e Viale dei Giardini, leggermente inferiore, quello verde, Viale dei Giardini. Poi siamo là. No, Viale dei Giardini era sempre viola, erano tutte e due viola. Ah, viola, sì, bravo. Parco della Vittoria e Viale dei Giardini, entrambi molto cosi. Grazie Gianluca per questa comunicazione. Top, grazie. Altra notizia, altra storia, altro matrimonio. Ma oggi è la giornata internazionale delle nozze. No, però ci sta, insomma, sono delle notizie curiose, noi le riportiamo. Scopre che il marito ha una relazione con un amante, ok? E iniziano una relazione poliamorosa, nel senso che scopre lei, la donna, che il marito ha un amante, e allargano la coppia da duo a trio, tipo i ricchi e poveri, da 4 a trio. Non è la prima volta che leggiamo notizie del genere. Perché sul profilo di TikTok i tre protagonisti hanno risposto alle domande dei loro follower, spiegando le ragioni e i benefici che hanno ottenuto iniziando questa relazione. Allora, in prima istanza sicuramente non si sono lasciati, e già è una notizia, se c'è l'amore in qualche modo, l'amore continua e vive. Dopodiché, praticamente, niente, anche la donna in qualche modo con quest'altra donna ha trovato spazio per i propri sentimenti, per alcune proprie inclinazioni, e quindi ha amato questa idea di allargare la famiglia e stare tutti insieme. Da un punto di vista poi familiare, sociale, di gestione anche del rapporto, pare che questa cosa giovi. Lo sposo può vivere apertamente la sua relazione, così come le donne, insomma, con il proprio marito e in qualche modo tra di loro. È una cosa curiosa, se vogliamo, però dove c'è amore non c'è perdenza, come si dice.
qualche volta, diciamo, tranquillizziamo tutti coloro. No, tranquillizziamo anche tutti coloro che pensano che sia una cosa peculiare di un uomo e due donne, ma capita anche il contrario, una donna con più uomini, abbiamo detto anche in altre occasioni, ma anche più donne con più uomini. Sono le nuove frontiere dell'amore, nella fattispecie si tratta di poliamore, tipo poliambulatorio, capite il senso? Sai, sì, sì. Cioè non è un solo amore ma più amori, non è un solo ambulatorio ma più ambulatori, capito? Penso che ogni tanto si inciampa, sa. Sicuramente la situazione si può inciampare. La cosa più pericolosa per un uomo, tu dici, quando tutte e due hanno voglia, magari sono allegre, vogliono fare all'amore, per dire che è una gioia, ok, ci vuole il fisico ma comunque è una gioia. Il problema è se tutte e due si mettono per... traverso, come dire, si innervosiscono per qualcosa, allora là sono... Non lo sono, so, però perché... sarà preparato il ragazzo se deciso di intraprendere questa strada, perché sarà sicuramente preparato, e se non sei preparato, c'hai problemi, ci chiami. La cosa è complicata. Tu pensa una cosa, ti sarà capitato di andare a cena con tua moglie e dire, che cosa mangiamo, carne o pesce? A me andrebbe la carne. Dici, no, io voglio il pesce. E tu vai a mangiare il pesce perché sei un galantuomo, oppure vai in un ristorante di scherzo e fa carne e pesce, ma te lo devi ti può capitare che vai in giro con due mogli e dici, che cosa voglio, io vorrei la carne, io il pesce, io la pizza, il sushi, e tu che fai, dove vai? E là, alla casa, esatto. Comunque va bene, una storia d'amore. Tra l'altro nella foto che adesso abbiamo portato offline, ma che Gianluca ci regala di nuovo sullo schermo, vediamo che oltre ad esserci queste due bellissime giovani ragazze, sono anche due cani sullo sfondo con il marito, quindi se dovessi complicarsi la situazione sono sempre i cani che possono in qualche modo tenergli compagnia. Va bene, questo era il tema matrimonio in qualche modo, e adesso facciamo un cambio, perché chiudiamo questo giro di notizie con una storia, diciamo, sempre d'amore, ma un po' meno romantica, se vogliamo. Mio marito è ossessionato dal calcio. Questo è un consiglio che diamo alle donne. Vostro marito è ossessionato dal calcio? Lo tradisco foto, ogni volta alle... che guarda una partita. La foto purtroppo è così. Lo tradisco ogni volta che guarda una partita. Avete... vostro marito che è appassionato di calcio e che non si perde una partita, non so se hai sentito la notizia della settimana scorsa di un padre che era andato a vedere la finale della Roma nonostante fosse il giorno della laurea della qualche figlia, qualche bondellone ha scritto pure era meglio la laurea di tua figlia, vabbè, poi a posteriori diventa perfino facile. Comunque, se il vostro marito è fissato, il vostro fidanzato è fissato con il calcio, vuole per forza di cose andare a vedere ogni partita, e voi se non siete d'accordo lo volete tradire, il mio numero è no, scherzavo. Volevo dire, potete fare come questa donna che ha rivelato di aver trovato un amante che frequenta ogni volta che il marito si mette sul divano per guardare una partita. Quindi ogni volta che il marito si siede a guardare una partita, ok, come faceva Fantozzi, frittatone di cipolle, rutto, via scorrendo, rutto libero, scusatemi, lei va col suo amante, ok, perché la domenica mi lasci sempre sola, diceva la canzone di Rita Pavone. E niente, questa è la stessa domanda che si è fatta questa donna, che su Reddit, che è una pagina social in qualche modo, ha rivelato di aver messo in piedi un piano per vendicarsi del marito ossessionato dal calcio. Lui praticamente è ossessionato dal calcio, lei ogni partita va con il proprio amante. Adesso però mi viene una domanda, ok, che faccio a Stellina. Secondo te, ok, il fatto che questa donna vada con l'amante solo durante la partita potrebbe avere a che fare con i 25 minuti di recupero della Roma? Cioè magari, che ne so, questi stavano facendo, c'era magari questa che è amica dell'arbitro, la sorella dell'arbitro, e gli ha detto allunga un altro 20 minuti, che insomma, io quasi approfittare delle passioni di un povero uomo e quale sia nel calcio un'altra cosa, mi sembra sempre un gesto condannabile, ma la signora avrà le sue ragioni, però insomma, signor, date una regolata. Insomma, beh, sì, non si fa. Non si fa, dai, si può perché... andarlo a spifferare ai 4:20, insomma, sì, sì. Tienitelo per te, insomma, non è giusto. Ecco, signora. ecco qua, frittatone di cipolla. Peroni da 66. Esattamente, cassa di cipolla.
Peroni Fredda e Rutto Libero. Questo era il grandissimo Paolo Villaggio nei panni di Fantozzi. La donna comunque sostiene di essere sposata da 10 anni, di essere infelice da tempo, ma che non si sente di lasciare il marito. Questa è una cosa brutta, perché se è una storia giunta al termine, ahimè, dai, tagliamo la testa al toro, e almeno, diciamo, quando dico toro non dico a caso, perché il toro c'ha le corna, però dico, tagliamo la testa al toro, lasciamo stare, se no diventa una cosa brutta. Io, questo è un consiglio, non mi permetto, poi nessuno si può fare bravo, perché ognuno ha le proprie, insomma, le proprie vite e le proprie storie, che poi rispettiamo assolutamente. Chi fa Natascia Stefanenko? Adesso arriva Natascia Stefanenko, così senza... Ricordi quando arrivò in Italia la Stefanenko? Sì, senza... Era talmente Stefanenko che, esatto, era una Stefanenko. Senza soluzione di continuità siamo passati a questa notizia. Natascia Stefanenko, tra l'altro, è stata anche un'atleta. Lei doveva scegliere a un certo punto se fare la modella o gareggiare come nuotatrice per la nazionale russa. Quindi, insomma, grande fisico, grande presenza. Poi scelse la strada della modella, che la portò in Italia e che le diede anche la possibilità di lavorare in televisione. Ma la cosa curiosa è che la conduttrice è nata nella città segreta S45. Tu dove sei nato, Stellina? A Teramo, Viale Crucioli 22. Io sono nato anche a Teramo. Lei invece è nata, pensa, in una città segreta. Non in tanti possono raccontare di essere nati in una città segreta. Lei è cresciuta a Sverdlovsk 45, praticamente una città segreta che non esisteva sulla mappa geografica. Era una città che era un nodo strategico per la produzione di uranio arricchito per le testate nucleari russe, e il papà della Stefanenko lavorava lì. Se non vado errato, il papà era un ingegnere, anche lei credo che sia laureata in ingegneria o qualcosa del genere, comunque abbia fatto studi scientifici molto avanzati, quindi una bella testa, un bel fisico e una bellissima donna. Quando ha visto il primo supermercato a Milano, racconta, mi veniva da piangere per l'emozione, perché passare da una città praticamente che era una sorta di quartiere militare a una città come Milano, insomma, c'è stata una bella emozione. Pensa un po' che cosa curiosa, nascere in una città che praticamente è quasi un campo militare. Beh, quasi un centro di produzione. Non possiamo immaginare la situazione lì in Russia, perché essendo una città fantasma, nascosta, insomma, dalle cartine, già la Russia è conservatrice di suo. Figurati in quell'ambiente che ci poteva stare. Non immagino dove abbia studiato, perché sicuramente poi in determinate situazioni ci sono delle agevolazioni, ma non per togliere i meriti allo Stefanenko, ma sicuramente questo è un KGB, insomma, li faceva vivere dentro un'ampolla di vetro, un'ampolla. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, curiosità, nella città, questa città segreta che era appunto vicino a Sverdlovsk, in questa città di Sverdlovsk fu sindaco per molti anni Boris Yeltsin. Ok, quindi pensa un po'. Quindi punto. Non è neanche tutta sta piccola cittadina. No, diciamo che quest'area S45 era proprio vicino a questa città, che era una città piuttosto importante. Ma detto questo, voglio fare adesso un volo pindarico, perché da Natascia Stefanenko, che è nata in Russia, lo sai dove ce ne andiamo? Dove ce ne andiamo? Bosso Caldo? Ce ne andiamo qua dalle nostre parti, a Giussano. Ti spiego perché. Perché questa città non era nella cartina, era segnata nella cartina, no? Noi di cartina, insomma, siccome la cartina si usa per, diciamo, per trovare luoghi, ma qualcuno la usa anche per perdersi. Ok. Bravo. Questo è il caso di qualcuno che non ha usato una cartina, ma qualcosa che di solito viene utilizzato con le cartine. Giussano si prepara una tavoletta di cioccolata con la marijuana, soccorsa in preda alle allucinazioni. Ecco, i sanitari e i carabinieri sono intervenuti a casa sua l'altro ieri su richiesta dell'anziana madre. Praticamente una donna di 44 anni di Giussano, vicino Monza, è finita in ospedale per aver mangiato una tavoletta di cioccolato alla marijuana che si era preparata da sola in casa sua. I sanitari e i carabinieri sono intervenuti a casa sua l'altro ieri su richiesta dell'anziana madre. Quando sono entrati nel suo appartamento l'hanno trovata a terra, dolorante e in preda a forti allucinazioni. Trasportata in ospedale, la donna, con precedenti per spaccio, è stata ricoverata in ospedale. Lì ha spiegato di aver mangiato una tavoletta
intera di cioccolata stupefacente dopo una notte in osservazione è stata dimessa. Adesso la domanda che ti faccio, perché perché uno si prepara la tavoletta di cioccolato con la marijuana? Sarà un boghiotta la ragazza, insomma, conciliare due passioni, quella della sostanza stupefacente, diciamo, che la cioccolata si sa antiossidante per eccellenza, insieme mischiata alla marijuana, mi voleva fare, diciamo, un tocco chic alla cioccolata, e quindi poi si è ritrovato in preda ai draghi, ai boschi, ai mostri. E così, vabbè, ragazzi, non mangiate la cioccolata. Occhio alle cioccolate che possono contenere tutti questi stupefacenti, e che poi vi stupefacite pure voi, stupefacenti. Una cioccolata stupefacente. Stupefacciamo. E allora, ragazzi, andiamo pubblicità. In pubblicità, vediamo che cosa succede. E torniamo, amici, dagli studi di Super J in Teramo. Capite come la dico in maniera istituzionale? Bella, bella. In Teramo, mi piace questa cosa. Torniamo con le notizie curiose, ma abbiamo scoperto una cosa. Se voi sapete che abbiamo la nostra società che si occupa di sondaggi, sondaggioni, rilevazione dati e via discorrendo, che è la ISOSTAT. Io non ho conosciuto bene il responsabile. ISOSTAT. Pensavo ISO. Vabbè, comunque. Stellina è in diretto contatto con, diciamo, la direzione subito di sul pezzo. Risultati del sondaggio della settimana scorsa. Ricordate che animale vorresti su Google Translate? Vi ricordate? Avevano fatto una. Le capre, no? Sì, avevano fatto un modello che andava, un modello informatico che andava a tradurre i belati delle capre. Noi invece testo comprensibile per l'uomo. Andiamo a leggere: che animale vorresti su Google Translate? Al quarto posto con un 6%, il gatto. Pensavo di più. Al terzo posto, fastidiosissima, col 12%, la zanzara estiva. Quanto meno per prenderla a parole. Che cosa. Al secondo posto il mio partner o la mia partner con il 19%, perché quando quando fa versi incomprensibili andrebbe tradotto. Al primo posto il miglior amico dell'uomo, il cane, con un bel 62%, quindi direi proprio una vittoria schiacciante. Meno male. Gianluca, meno male, perché hanno i cani votato in tantissimi, la maggior parte ha votato il cane, e a noi ci fa piacere questo, che anche io avrei messo il cane. Comunque, andiamo avanti con il nuovo sondaggione. Però il nuovo sondaggione, secondo me, dobbiamo prima dopo tirare fuori una notizia dopo che è collegata a questo sondaggione. Tra le altre cose, a proposito di sondaggi, la ISOSTAT ha fatto anche un sondaggio sui telespettatori di Super J. Abbiamo scoperto che tanti di voi sanno leggere, è vero, sono bravissimi nella lettura, ci piace. Ok, centri di cultura. Allora, qual è stata l'idea del nostro editore e della direzione qua del Super J di tirare fuori il cartaceo Super J? Da oggi lo potete anche leggere. Un quindicinale con delle storie interessanti. Ricordiamo dei QR code che vi porteranno dentro la notizia. Perfetto. Le notizie salienti degli ultimi 15 giorni. Assolutamente. Quindi potete tranquillamente con il vostro smartphone entrare nella seconda pagina, entrare. Ci sono i QR code, quindi entrate e poi vi andate ad ascoltare il servizio. Tra l'altro, tante belle storie di amici, concittadini, persone che hanno qualcosa da raccontare, ma che magari in video non avrebbero la stessa serenità, o magari la stessa appeal, lo fanno diciamo tramite un articolo, diciamo, per ragione di, perché diciamo, non tutti sanno stare davanti alla telecamera, la carta. No, ma magari davanti alla telecamera qualcuno si può imbarazzare, si può emozionare. A noi non piace quel tipo di televisione in cui, capito, l'ospite si mette a piangere o si emoziona. A noi ci piace raccontare le storie, ma anche nel rispetto delle persone che queste storie le vivono, e quindi tante cose interessanti. Una cosa importante, ce lo dice Stellina, dove troviamo questa cosina? La troviamo in tutti i, diciamo, i bar, esercizi che, insomma, che supportano le nostre reti, quindi dove si fa
a colazione la mattina, ma in tutti i bar lo troviamo, e soprattutto su tutto il territorio, Giulianova, Mondorrio, insomma, si trova. Dove si arriva Super G, e qua sono alcuni sponsor, sicuramente dagli sponsor li trovate, insomma, Super G quindicinale, quindi non perdetevelo, potete anche collezionarlo, perché magari tra qualche anno diventa, che ne so, una cosa ricercata, una reliquia, qualcosa del genere, può darsi. E allora, attenzione, perché facciamo il passaggio verso il nuovo sondaggione con una notizia che riguarda il sondaggione che Isostat ha preparato per la prossima settimana. Attenzione, fa causa, ok, ai genitori perché l'hanno fatta nascere senza il suo consenso. Avevamo già letto qualche notizia curiosa del genere, ma CAS, ok, che non è Terma, non è CAS. Questo è il suo nome, ha fatto discutere con le sue dichiarazioni, arrivando a dire di voler chiedere $5,000 al mese ai genitori. Già, diciamo, un'unità di misura, quindi $5,000 ti suggerisce che non siamo in Italia. Ma ok, attenzione. La donna su TikTok ha sostenuto di aver fatto causa ai suoi genitori dopo che questi l'avevano fatta nascere senza il suo consenso. Casteaz, in uno dei suoi video satirici, ha affermato: non hanno cercato di contattarmi in nessun modo prima della mia nascita per vedere se volevo davvero essere qui. La clip attualmente ha raggiunto 2 milioni di visualizzazioni e quasi 20.000 commenti. Ok? Ne ha parlato in un filmato in cui si discuteva di tutti questi temi. Comunque, ha persino sostenuto di voler chiedere $5,000 al mese, tra il serio e il faceto, ai suoi genitori per aiutarla a alleviare il dolore e la sofferenza di essere vivi. Ok, tu che cosa ne pensi di questa provocazione, di questo ragionamento? Perché c'è qualcuno che qualche volta fa questo tipo di affermazione? Qua sicuramente c'è una provocazione, mo la vediamo, sicuramente voleva far parlare di sé, ci è riuscita, ha trovato un argomento, diciamo, scottante, ma anche un argomento di interesse, perché la famiglia è uno degli argomenti clou della nostra vita, no? Assolutamente. Detto questo, la richiesta mi sembra alquanto imbarazzante, se questa è la parola giusta, non so quello che pensi tu, ma signori, la domanda che mi viene a dire a me è: ma che vi truvenne? Oh. Cioè, popolarità, soldi, interesse, un lavoro, una battuta, cioè, un frizzo, però insomma, cioè, mo basta, mo basta, nel senso, mo se le inventano tutto, questi follower, pideli. Però insomma, mo vende un altro, come disse quel su Piano Valente, vende un altro. E qua il nostro Stellino ha tirato fuori un bel sondaggione da proporvi. Un po'. Nuovo sondaggione per la settimana, ma vedete, lì sono state. Sì, questo è il logo. Sì, sì, è il logo, bravo Gianluca, che è grosso supporto alla regia, Gianluca Dezioni. Lì sono state, lancia il nuovo sondaggione, vostro figlio, figlia, vi fa causa per averlo messo al mondo? A volte mi parte la voce. Uno, spostò, gli do due sardelle così rimette il sentimento. Dici che è la soluzione più immediata. Proprio. Due, gli do cinque sardelle così resetto la testa, perché ci può stare. Tu dici proprio ripartiamo da zero. Sì, si fa un reset preciso. Tre, mi faccio rimborsare le spese, vitto e alloggio, e lo caccio o la caccio. Ok. Che non sarebbe male. Possibilità. 4. Accolgo la sua istanza e lo elimino. Ah, quindi proprio. Nel senso, come sei venuto? Ma era fortissima la battuta che si dice: ite so fatte e ite distrugge. Io ti disfo, assolutamente. Tra l'altro, per chi non è proprio, diciamo, della zona, le sardelle sono tecnicamente, diciamo, le sberle, gli schiaffi. E le simpatici accompagnamenti manuali che, esatto, che Stellina segnalava. Il numero non è casuale, perché due si danno così per cortesia, cinque servono per resettare il sistema. Cinque è più importante. Sì, perché due le dai così, poi quando comincia la terza ci vuoi resettare, sei sicuro, e vai, avvia. È così. Possibilmente dovete accompagnare, cioè il pollice va dietro l'orecchio e il resto della mano sulla guancia. Questa si può definire
una bella sardella, così. Oh, okay. Attenzione. Tra l'altro, volevo fare una cosina con Stellina che non era prevista, ma visto che adesso, diciamo, se visto che adesso abbiamo parlato di sberle, volevo mostrare un breve video e commentarlo insieme alla nostra Stellina. Che me se ne okay. La voce. Attenzione, attenzione. Sì. Volevo dirti, e sai, tu saprai, ma non so se lo sanno i telespettatori, ma li portiamo a conoscenza di questa cosa, ecco. Che ci sono i campionati mondiali di sberle, di schiaffi. Che ne pensi? Ti faccio vedere un paio di immagini. Mi piace, che mi la piace domenica tantissimo, mattina... però secondo me sono... sono pericolosi perché, come sapete, sulla faccia ci sono tante cose nervose, come si dice? Sì, sì, ma poi ci sono rischi di traumi cerebrali, esatto. Infatti in tanti portano i tappi all'orecchio. Questa zona qui appunto è una delle più, compresa la testa, è una delle più pericolose. E ahimè, gli schiaffi si danno da qua sotto, la giugulare, fino a qua, e devi prendere proprio qua. Quindi... mi piacerebbe darli, ma non mi piacerebbe prenderli. Allora, vediamo un paio di immagini, tra l'altro per dare un consiglio anche al nostro Stellina, vi spiego perché, vediamo un po'. Occhio qua. Gianluca, ci siamo? Certe sardelle. Perfetto, ripartiamo, attenzione. Boom! Eccolo. Tra l'altro, ti volevo segnalare questa cosa. Segnalare perché, che perché... quello a destra è un famosissimo, diciamo, diventato un TikToker famosissimo, russo, uh-huh, che ha i bicipiti, l'abbiamo detto in una notizia un po' di tempo all'inizio, diciamo, dell'anno, che praticamente ha fatto di tutto, punture per ingrandire a dismisura i suoi bicipiti, tu... solo quelli, cioè i bicipiti così e pure lo corpo è così. Comunque, eccolo là, considerato... e sai, infatti, una sardella non è differente. Considerata però anche la stazza dell'uomo con la maglietta, diciamo, stazza? La stazza dell'uomo con la, con la maglietta azzurra. Tra l'altro poi parliamo anche di questo, già abbiamo accennato, ma possiamo anche sottolinearlo. Diciamo, quest'uomo con la maglietta azzurra, che ha un bel fisico, se probabilmente gli dava uno schiaffo sul braccio lo faceva diventare ancora più gonfio. Comunque, eccolo qua, immagini micidiali, sono tante volte schiaffi così, prendiamo un'altra, sempre lui, capito che no, si dà... Non ho capito. Perché questo, scusatemi, qui c'è un video, c'è l'audio in sottofondo perché c'è un video commentato, però vedete, ci sono queste immagini di qualche volta, questo evidentemente è un passante. Anche con i pesi, 168 e 91. Sì, sì, ma in questo caso quello di destra è un esperto e l'altro è un ragazzo che vuole provare l'esperienza di essere preso a sberle, capito? Quindi sono cose che si fanno un po' come quando sali sul ring con il pugile famoso per far finta di fare a pugni, vedi? Tutta una situazione. Comunque, quello che volevo, dove volevo arrivare io, siccome vedo che c'è questo giovanotto che ha un bel fisico, un physique du roll, sì, pensavo che anche tu, Stellina, potresti prestarti, nel senso, a dare, ovviamente, come dici tu, perché prenderli magari... Te l'ho detto, a me piacerebbe, però darli, non ricevo, ho paura quando si ricevono, perché effettivamente vengono dati, belle sardelle, ha delle velocità importanti e mi preoccupo per la mia incolumità, anche perché io con la faccia ci lavoro, quindi carissimo Gianluca, io passo e me le guardo in, sul web me le vedo, anche perché gli schiaffi. Anche perché arriviamo a chiudere questa notizia sugli schiaffi con queste immagini, il campione degli schiaffi vince il campionato mondiale ma con la faccia deformata, vedi che si è buttata la faccia, questo è un, effettivamente un po' pericoloso per bello, gli occhi, per Las Vegas, questo il campione, ti spiego, ha continuato a schiaffeggiarsi, il primo schiaffo praticamente si è buttata la faccia, per vincere ha continuato a combattere, a schiaffeggiarsi e ha vinto. Però tipo ai punti, perché neanche quell'altra è caduta. Ai punti in faccia, diciamo. Comunque, vabbè, ragazzi, questa è una digressione su uno sport. Se volete praticare, potete sport, cominciare. Diciamo che è una, un hobby, dai. Vabbè, se volete, potete cominciare a casa con i vostri figli. Non si tocca ai bambini assolutamente, ma in realtà le mani non si alzano mai. Ma era per farci una risata. Dicevo prima che potete collezionare il giornale di Super J per un motivo non casuale, perché c'è una notizia che parla di collezionismo. Quando sono uscite le carte Pokémon,
Nessuno poteva immaginare che avrebbero potuto accumulare un valore così importante nell'ambito del collezionismo. E invece sono cresciuti tantissimo i prezzi di queste carte, come una volta con le schede telefoniche, sai, tutto ciò che in qualche modo può essere collezionato. E qualcuno oggi, ahimè, subisce truffe nella compravendita di questi oggetti da collezione. Nella fattispecie, a Milano, un uomo acquista e vende carte Pokémon. Nella fattispecie si trattava di una vendita per 19.000 euro, va a vendere le proprie carte Pokémon, ma in cambio riceve banconote false. Il truffatore ha consegnato un rotolo di 215 banconote con scritto facsimile ed è andato via con le carte prima che la vittima se ne accorgesse. Ok, il tedesco di 28 anni è stato truffato a Milano con una mi fa ridere perché il tedesco che viene qua sembra barzelletta, viene in Italia, ahimè, per farsi truffare. Può succedere ovviamente anche il contrario, ma così è curiosa. Durante una compravendita di 102 carte Pokémon valutate 19.000 euro, capito? 102 carte 19.000 euro, pensa un po', quanto vale una carta? Fai il conto? 1.000 euro, 10 carte? 500. Siamo 1.000 euro, insomma 100 quante euro. Carte? Facciamo bene. Sono 102 carte per 19.000 euro, circa 100 euro a ogni carta, una cosa del genere. Sono un sacco di soldi in media. Comunque l'uomo ha ricevuto dall'acquirente un rotolo di 215 banconote con su scritto facsimile. Dopo aver messo in vendita un pacchetto di 102 carte Pokémon alla cifra di 19.000 euro, è stato contattato online da una persona dell'est Europa, quindi la truffa è avvenuta a Milano, ma un tedesco... 186,27 euro, quindi insomma, un sacco di soldi. Dicevamo, quindi quasi 200 euro, ok. Sì. L'uomo truffato a Milano è un tedesco che è stato truffato da una persona dell'est Europa di cui non sappiamo la nazionalità, però torniamo alla barzelletta di qui sopra. C'è un tedesco, c'è per dire, no? Un bulgaro, un polacco a Milano. È stato contattato quest'uomo dopo aver messo in vendita le carte da una persona dell'est Europa. L'incontro è avvenuto in un bar di Piazza Zavattari a Milano e l'uomo ha seguito in bagno il presunto acquirente per effettuare lo scambio. Non capisco tutto questo mistero, no? Vendere carte, forse che 19.000 euro è un prezzo, diciamo, che supera il limite del contante, però va bene. Il truffatore ha consegnato i contanti arrotolati appena ricevuto le carte collezionabili. Poi sono tornati al bancone del locale, ma quando il venditore si è accorto di avere in mano contanti falsi, ben 215 banconote con stampato facsimile, era ormai troppo tardi e il truffatore è fuggito con le carte vere. Capisci? Innanzitutto due o tre commenti. Che ne pensi del prezzo? Cioè 180 euro a carta è una bella cifra. Non me ne intende, è una bella cifra a tenerle 3-4 carte. Ah, queste qua. Vedi? Non sono 795.000. Prezzo 795 carte Pokémon originali vintage. Ma chi si compra 800.000 euro di carte? Guarda là, osservato da una persona le ultime 24 ore. O siamo noi, oppure c'è dell'entrata, la guardi fiasche che fai. Chi è che spende 800.000 euro per le carte? Non lo so, non è una. Non me ne andrei, insomma, non me ne alzo le mani. Però insomma, già 19.000 euro mi faceva specie. Figurati 795.000 euro, ma devi essere un malato di carte. Sicuramente hanno un valore importante, però per chi è appassionato, perché per me è una figurina. E invece che ne pensi della dinamica di questa truffa? La dinamica se ne sentono tante ormai, io faccio un appello a tutti quelli che ci seguono. C'è anche la notizia di in settimana, è stata rubato una moto a un amico di Mociano che è andato a Pescara con un furgone. Ci sono andati il cognato e un amico e che lui stava lavorando. Doveva vendere questa moto, si è messo d'accordo con uno. Questo qua dice: me la fai provare? Sento un rumorino. Questo qua è acceso, è partito. È andata la moto. E c'è, è andata la moto. Ciò mi serve proprio una cosa... La Far West. Far West, eppure stiamo a Pescara. Fate attenzione, ragazzi, perché le truffe sono all'ordine del giorno. Di certo, comunque, prendere 19.000 euro in un bagno così di un bar non è una cosa saggia, quindi capisco che anche che c'è bisogno di un po' di attenzione, un po' di intelligenza a questo punto, vale magari
prendere qualcosina in meno, ma farsi pagare con un bonifico anche per tracciare il pagamento. Comunque, assolutamente, vabbè, sì. Poi in barba, cioè lì era un attimo da sedersi, a questi buoni, questi cattivi. Certo, però vabbè. Sicuramente non è da fare in un bagno di zavattare. Là. Assolutamente. Comunque, come diceva Stellina, la situazione è questa. Vi diamo qualche statistica. In Italia un furto al negozio ogni 9 minuti. Il più colpito è appunto il nord. Siamo a Milano con la notizia precedente. E infatti Milano, Parma, Bologna, Rimini, Imperia, Firenze e Torino sono le province dove i negozianti sono più bersagliati. Tanti furti, uno ogni 9 minuti. E quasi 3 casi su 4... rimangono impuniti, gli autori del furto rimangono impuniti perché o non ci se ne accorge nell'immediato, oppure qualcuno evita anche di denunciare per non perdere tempo con una denuncia che porta via tante ore e che poi in qualche modo permetterebbe semmai di recuperare qualche euro. Una cosa che ci dispiace tanto, perché questo denota una sorta di sfiducia nelle istituzioni e nell'essere protetti alle istituzioni, e anche un po' di scoramento rispetto a quelle che sono le circostanze, insomma, legate a questo tipo di situazioni, di furti e via discorrendo. Sono situazioni brutte, situazioni in cui uno non si vuole trovare. Non lo so, se ne sentono talmente tanto ultimamente. C'è da preoccuparsi, c'è da preoccuparsi. A te è mai capitato di subire un furto anche piccolo? No, se no gli davo due sardelle. Esatto, ripartivamo da capo. Sono scomparsi gli AirPods, ma se vi becco vi stacco le falangi. Aia. Tra l'altro siamo fortunati perché dalle nostre parti tante volte, vivendo una circostanza abbastanza tranquilla, qualche volta uno perde qualcosa, magari viene rubata, però dice l'hanno rubato, l'ho persa io, quindi qualche volta c'è anche questa sorta. Noi siamo in buona fede, però ragazzi, ci dispiace, siamo solidali con tutti coloro che in qualche modo subiscono, hanno subito un furto o comunque un'ingiustizia. Ad ogni modo cercate sempre di denunciare, perché questo aiuta anche un po' a migliorare insomma il mondo in cui viviamo, anche per aiutare altri. Ecco, segnalare per esempio qualcuno che vi ha derubato può magari non risolvere la vostra posizione, ma può magari salvare qualcun altro da un furto simile, anche segnalarlo sui social e via discorrendo. E adesso invece cambiamo tema, perché insomma non vogliamo ammorbarvi con il furto e rovinarvi questa ultima parte di trasmissione. Un'altra notizia antipatica, ma almeno vi portiamo in Sardegna. Lo scoglio di Baunei è stato imbrattato con la vernice. Il sindaco dice offesa indelebile. Questo scoglio è uno scoglio praticamente in ogliastra, che è uno scoglio praticamente molto molto importante, simbolico anche a livello naturalistico. Qualche buon tempone, per non dire qualche insomma farabutto, ha imbrattato e deturpato con una bomboletta spray di vernice non lavabile questo scoglio. Pensate un po' che brutto gesto. Il sindaco Moni dice atto criminale vigliacco, giustamente. Stanno cercando di verificare con gli esperti la possibilità di interventi con una sabbiatrice che può essere alimentata da un gruppo elettrogeno mobile, perché deve essere portato ovviamente sullo scoglio, che non è una cosa facile. Interverranno con pazienza e precisione. Però ragazzi, ma perché andate a fare questo tipo di lavori in ambienti così belli, naturalistici? Per fare cosa volete, casa vostra, ma che cosa volete lavori dimostrare, soprattutto? Beh, ci domandiamo. È una scritta anche sicuramente inutile, che ha un significato per voi, ma per noi profani, ma profani di che? Non lo sappiamo anche noi, non mi sto inalberando, non si sa che discorso. Sì, sì, però nel senso non si però fa. Ma dove mi presentare? Perché hai invitato la casa? Capito, oggi sto di sardella libera. Bravi, bravi. Oggi 4 giugno, giornata internazionale della sardella. Bravo, bravo. Stelline, tra l'altro, se serve ve lo mandiamo per fare una cosa del genere. Oggi bell'ande. Allora, popolare. Attenzione. Se il tempo regge, il tempo regge. E dopo questo. Dopo queste... Tempo regge. Che mo dobbiamo chiedere a Mauro Lascelli se il tempo regge. Tra qualche minuto glielo chiediamo. E dopo queste notizie, così chiudiamo con due notizie simpatiche. La prima è questa: Roma allarme per potenziale colonia di tartarughe azzannatrici. Vi ricordate che a Roma venne catturata una tartaruga azzannatrice
che sono quelle tartarughe che hanno una bocca con dei denti particolarmente robusti, una sorta di becco, e tendono a mordere, quindi qualche volta hanno anche il collo un po' più lungo del dovuto e tendono a scattare, quindi fate attenzione. Addirittura c'è il rischio che ci sia una colonia di queste tartarughe a Roma. A Roma. E invece chiudiamo con una notizia. Sempre si parla di animali, ma simpatica, perché un orso nero ruba 60 cupcake in una pasticceria in Connecticut. Attimi di paura tra i dipendenti. Praticamente questo orso nero, che insomma non è un cagnolino. E poi diciamolo, vogliamo dire che quest'anno è l'anno dell'orso, nella buona e nella cattiva sorte. Ah sì? Vedi, Stellina sa un sacco di cose. Gian Carrito è l'orso del parco nazionale. È vero, è venuto a mancare per un incidente. Esatto. Sì, poi c'è qualcosina in Trentino, purtroppo c'è stata un'aggressione, adesso la situazione è in corso di vaglio. Ma pare che ci sia il fratello di Carrito che va a girare per lo parco, che stia bene. E va bene, questo orso è un orso nero, quindi immaginiamo anche un orso di notevoli dimensioni, che è entrato in un negozio di una pasticceria, se vogliamo, in Connecticut. Ovviamente tutti i dipendenti si sono un po' impanicati, ma a lui non è che interessava minimamente andare a disturbare i dipendenti o i clienti. È andato dritto verso i cupcake, quindi quei famosi dolcetti che insomma in America vengono molto venduti, una sorta di muffin, di torte fatte in monoporzione, di torta, esattamente. E niente, è andato là, si è fatto una mangiata di una sessantina di cupcake, quindi ovviamente poi non ha pagato il conto. Questo è l'unico dato negativo, come i furti che avvengono a Milano, anche nel Connecticut qualche orso qualche volta avrebbe dovuto pagare, ma vabbè, lo perdoniamo. Che può succedere? Comunque quest'anno, come diceva Stellina, è l'anno dell'orso, perché in Italia e nel mondo, in effetti nel Connecticut ci sono circa 1200 esemplari, che non sono mica pochi, e solo nel 2022 ben 67 orsi sono riusciti a entrare dentro le case. Il precedente record era di 45 orsi del 2020, ok? E il mese scorso purtroppo una donna di 74 anni è stata ferita a braccia e gambe da un orso. Perché l'orso poi non è che è tanto amichevole, no? No, non è aggressivo, però in certe circostanze può sentirsi minacciato e aggredire. Quindi insomma, soprattutto fate attenzione agli orsi, e fate attenzione alle sardelle che Stellina oggi distribuisce gratuitamente. Se volete due sardelle oggi a Bellante, pomeriggio, giochi popolari dopo il raduno Vespa, vi aspetto. Ok, tra l'altro il raduno Vespa Memorial Maurizio Sciarra, se non ricordo male, esatto. Un caro ragazzo che ci guarda da lassù e che noi salutiamo con un abbraccio. Allora, che manca il tempo? Il tempo a noi carissimo per la prossima settimana, ahimè, ho visto il meteo. Previsto una settimana discutibile, dura, diciamo. Dura, ragazzi, molto dura. L'estate tentenna e vacilla, e noi saremo ancora qua, come diceva Scorossi. Buona domenica a tutti, ci vediamo domenica prossima, ragazzi. Ciao Stellina, ciao Gianluca, un saluto e una buona domenica a tutti gli amici di Super J dal Meteo Cafone. Allora, la settimana che sta per cominciare non sarà tanto più miete che alla appena passata. Perché? Perché l'alta pressione continua a rimanere confinata su palla al nord Europa, e anche se non ci sono grosse perturbazioni di passaggio, qua il Mediterraneo, gran parte del Mediterraneo, perché compresa anche la Spagna, la penisola balcanica, la Grecia, continua a rimanere questa situazione di forte instabilità. E quindi lunedì, martedì e mercoledì, diciamo che saranno le tre giornate più instabili della settimana, con più probabilità di precipitazioni, anche la mattina magari. Occhio, saranno giornate variabili, quindi non è che vi posso dire piove tutta la mattinata, piove tutto il pomeriggio. Sono giornate che in un momento ci sta il sole, ma avete visto pure la settimana appena passata, in un momento ci sta il sole, in un momento tenete a cacciare l'ombrella, o se non tenete l'ombrella vi tenete a gettare sotto una cornicione. Comunque sarà una settimana così, forse le giornate migliori saranno giovedì, venerdì e anche un pochettino sabato, dove riaumenteranno anche le temperature, perché tra lunedì e mercoledì saremo intorno ai 23-25 gradi, e giovedì, venerdì e sabato
magari andremo anche un po' oltre. Domenica pare che arve, un'altra volta, altra instabilità, altra forte instabilità. Ma comunque seguite sempre giornalmente il meteo del grande Marco, perché la situazione, per come sta combinata, può cagnare. Un saluto a tutti, buona domenica, alla prossima settimana, ciao!